Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vedete l'inquadratura un po' traballante perché ho la camera tenuta in mano, quindi non sul treppiede come al solito. Vedete anche qualche differenza, quindi riesco a muovermi. Questo perché adesso ci spostiamo a distanza e vi faccio vedere quello che c'è nel mio bagaglio per la Germania. Peraltro, se secondo voi una volta finito il video portereste qualcosa di diverso, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Non cambierà molto per me, però magari c'è qualche suggerimento per qualcuno che è interessato appunto a partire per la Germania a breve. Quindi adesso cambio stanza. Dunque, il colpo d'occhio è questo, sulla roba che mi porterò dietro. Dovrebbe essere tutto, spero. E cominciamo da qua sotto, in cui ci sono le scarpe. Questi qui sono tipo scarponcini e penso che saranno queste le scarpe che mi porterò dietro addosso in aereo, appunto perché sono quelle più ingombranti. Queste qui sono scarpe da ginnastica, due paia di scarpe nere che mi serviranno per il lavoro e le infradito immancabili. Le scarpe le inserirò dentro a queste due sacche che appunto mi sono state regalate tra le varie cose, quindi per portarle dietro come bagaglio me le metterò in queste due sacche, poi magari queste due sacche le userò tipo per le cose sporche, eccetera. Cominciando da qui ho una serie di beauty. Allora, il Silk Appeal non so ancora dove lo infilerò, ma lo infilerò da qualche parte. Questa qui è una pochette in cui ho inserito tutta la parte tipo medicine, cose varie, se dovessi averne bisogno. Qui ho una parte di beauty, quindi la parte di make-up, diciamo così. Non avendo una grande abilità riesco a farla stare in una piccolissima pochette. Questa pochette ancora più piccola è piena di campioncini e appunto mi servirà da mettere all'interno del bagaglio a mano. Ho dei campioncini vari, appunto, tra shampoo, bagnoschiuma e creme, in modo tale da averne a sufficienza se mai dovessero smarrirmi il bagaglio più grande. Questi fazzoletti qui andranno uno nel bagaglio a mano, l'altro nel bagaglio a stiva, poi comunque sia ne ho altri sparsi dentro ai vari beauty. Questo qui è il beauty, quello principale, diciamo così, qui c'è tutta la parte bagno, quindi la spazzola, shampoo, bagnoschiuma, balsamo, eccetera. Cominciando con la parte dei vestiti, allora qui ci sono canotte, reggiseni, poi qui sotto ho una serie di slip. Mentre qui ho alcuni calzini, vedete ce ne ho un bel po' di corti e leggeri, poi mi porterò via anche questi che sono un pochino più lunghi e un pochino più pesanti, e questi qui sono sempre corti ma sono di spugna abbastanza pesanti. Poi continuando qui, questi due sono pigiami leggeri, mentre questi due sono pigiami un pochino più pesantini. E mentre qui abbiamo la parte che manca del bagno, quindi questo e questo qui sotto sono asciugamani in microfibra relativamente grandi, questo e questo sono altri asciugamani più piccoli che non sono in microfibra ma comunque dovrebbero asciugarsi velocemente, più l'accappatoio. Qui avete le mie tre cinture che mi porterò via, anche se probabilmente non ne userò. Reparto borse, questa qui è una borsa di tela relativamente piccola. Borsa in pelle abbastanza capiente, se dovesse servirmi, più lo zaino da 20 litri preso da Decathlon per quasi nulla, della Quechua e l'Arpenaz. Poi qui c'era un 20 che è sparito. Le due giacche. Questa qui è di jeans, quella sotto è un pochino più impermeabile e tiene un pochino il vento, quindi adesso penso che metterò quella seconda in aereo. Passando di qua, qui sotto ci sono una serie di pantaloncini corti, penso di averne 4 o 5 in tutto, in particolare questi qui che sono quelli in jeans, che sono diciamo da usare all'esterno della casa. Questi qui sono quelli più importanti e sono 4 paia di pantaloni neri che mi serviranno per il lavoro. Poi ci sono 3 jeans e 2 paia di pantaloni lunghi della tuta.
un foulard barra scialle, come volete chiamarlo. Questa parte qui la vediamo dopo. Quassù ci sono due felpe un pochino più leggere, sono praticamente magliette della tuta, tanto per capirci, più due felpe un pochino più pesanti. Due magliette a manica lunga che sono qui sotto, una lunga serie di magliette a manica corta. Questo qui è un tipo vestito a canotta, abbastanza corto, e qui ci sono varie canotte. Questa qui è un pochino più bellina, magari da mettere quando vado fuori. Ombrellino, perché non si sa mai. E passando alla parte che ho lasciato indietro, questa qui è una fascia. Vediamo se trovo la marca, ma anche questa arriva da Decathlon, della Forclaz. Per la testa, se dovesse fare caldo, potrei pensare di usarla. Questa qui è la fascia di compressione per il mio povero ginocchio che sta tirando le cuoia e potrebbe sempre servirmi. E visto che non mi porto dietro cose troppo pesanti e ingombranti, soprattutto, mi porterò dietro l'intimo termico se dovessi fermarmi di più o se dovesse arrivare un'ondata di freddo inaspettato. Passando alle cose un pochino più, tra virgolette, frivole, vabbè, questa qui è la custodia dei miei occhiali che in realtà io uso per portarmi dietro in ordine, senza disperderli in giro, forcine, elastici e qualche gioiello, quindi ho semplicemente una collana, un braccialetto e degli orecchini. Diciamo, non dovrebbe servirmi nient'altro. E qui sotto c'è un libro che ho intenzione di continuare a studiare in questo periodo. Adesso vedrò di richiudere. Per finire, quindi, la parte tecnologica, qui c'è la mia Canon 700D con il suo filtro polarizzatore. Non si sa mai, non dovrebbe servirmi, ma io me lo porto dietro l'adattatore universale. Il pesavalige, che mi servirà più che altro per il ritorno. Qui c'è il case con tutti i cavi, cavetti di ricarica, eccetera. Se ci sta, ma penso di sì, il cavalletto, che non vi ho mai fatto vedere probabilmente, ma è il Compact Action della Manfrotto. L'e-reader, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. La GoPro con alcuni suoi accessori, alcuni sono qui dentro. Il PC con il cavo di ricarica. E il suo hard disk, qui ci sono, cioè il portafogli con un po' di soldi e un po' di documenti. Qui abbiamo detto ci sono accessori per la GoPro. Questo qui è il mio power bank comprato dai cinesi in Australia, ma è da 20.000 mAh da un punto di vista teorico. E per finire, dulcis in fundo, c'è la mia agenda. Questo qui è un astuccio, e questo qui è quello che io uso come bullet journal. Se non vi faccio vedere all'interno, poi ho altre cose. Questa qui è la mia Moleskine dove ho cose scritte da anni. Questa qui è una ricarica per appunto il bullet journal, visto che ad anelli mi trovo un pochino meglio, e qui appunto ho tutte varie cose scritte. Quindi questo spero che sia tutto, non dovrei aggiungerci nient'altro. Questa è la panoramica di tutto quello che dovrà entrare in una valigia più il trolley. Poi adesso vi beccate un timelapse con la sottoscritta che cercherà di far entrare tutto quanto in valigia e ci vediamo a fine video. Ok, mi vedete sudatissima perché fuori fa caldo e penso di non aver mai fatto tanta fatica per mettere dentro tutte le mie cose in una valigia. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like. Se pensate che io mi sia dimenticata qualcosa, lasciate un commento qui sotto in modo tale da farmelo sapere, magari riesco a rimediare mentre sono in Germania. In descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi nella mia avventura. Se siete interessati comunque a seguire la mia avventura anche qui su YouTube, non dimenticate di iscrivervi al canale. E magari attivate anche la campanella in maniera tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un video, in genere ne è uno a settimana.
Detto questo, io vi dico che ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e vi lascio con il mio solito Have a nice life.